Buongiorno, buongiorno a tutti. È con piacere che apro in qualità di docente della Scuola di Economia questo Open Day, questo incontro che spero sia per voi interessante e stimolante. Porto innanzitutto i saluti istituzionali, i saluti del nostro rettore, Alberto Stocchi, del nostro direttore della Scuola di Economia, Società Politica, professor Marco Cangiotti, e del presidente della nostra Scuola di Economia, il professor Giuseppe Travaglini. Quale docente della Scuola di Economia, mi sento di fare una brevissima presentazione. Sono docente di economia aziendale, quindi mi auguro di potervi incontrare nell'occasione del corso di economia aziendale e ragioneria, che è uno dei corsi previsti al primo anno del nostro corso di studi e del nostro corso di laurea in economia e management. Quest'anno svolgeremo questo Open Day in una maniera differente, ma comunque stimolante, comunque, anche se particolare, ricca di contenuti rispetto ad altre edizioni in cui le abbiamo svolte in presenza presso la nostra sede. Quindi ho anche un po' il compito di portarvi a casa nostra, cioè di portarvi nella nostra scuola, utilizzando poi il materiale, il supporto anche della presentazione con degli elementi grafici, per cui faremo questo viaggio, diciamo, virtuale anche dentro le nostre stanze, i nostri locali, le nostre aule, i nostri bellissimi palazzi della sede. Della sede della Scuola di Economia e in generale dell'Ateneo di Urbino, che è un ateneo che ha un qualcosa di particolare, un quid, un plus, se vogliamo chiamarlo così, legato proprio alla bellezza del luogo in cui mi auguro vi troverete a studiare. E sarò breve nella presentazione del corso, anche se poi avremo il tempo alla fine di questo incontro per dare risposta alle vostre domande. E intendo adesso darvi un'idea di quella che sarà l'organizzazione di questa nostra ora un quarto assieme. E in particolare avremo una presentazione del corso di laurea triennale in economia e management, quindi una ventina di minuti circa supportati dalla presentazione cui vi facevo cenno. Poi ci sarà un breve intervento dei nostri tutor, in particolare della nostra tutor, quindi di Elisa Carloni, che vi presenterà il suo ruolo, che cosa quale anche studente appunto della scuola di economia, qual è il significato di questo suo compito di supporto rispetto ai nostri studenti e ai nostri nuovi iscritti e agli studenti in corso. Seguirà dopo l'intervento di Elisa una presentazione sempre curata da me che sarà un seminario tematico, ovvero una goccia dei contenuti non dei corsi e delle attività anche di ricerca che svolgiamo Urbino e che svolgo io in persona. Relativo al tema della sostenibilità nella modalità di governo, di gestione delle imprese, quindi che cosa vuol dire essere impresa oggi rispetto all'obiettivo della sostenibilità, quindi fare ed essere impresa sostenibile. Un seminario quindi tematico che è un approfondimento chiaramente limitato nel tempo, ma che intende un pochino farvi capire come parliamo delle aziende e come poi queste aziende si aspettano da voi giovani, che possiate entrare per gestirle, per governarle, portando il vostro contributo nella direzione della sostenibilità. Dopo questo seminario, il nostro incontro proseguirà con una testimonianza, quindi un nostro laureato, Matteo Barzotti, che vi presenterò e che presenterà la sua esperienza. È stato studente da noi ad Urbino, la nostra scuola di economia, laurea triennale, laurea magistrale, sta attualmente lavorando e quindi insieme a voi, insieme a me, rifletteremo su alcuni passaggi importanti della sua esperienza come studente universitario e adesso come lavoratore in un contesto molto stimolante e molto interessante.
Questi, diciamo, i momenti fondamentali, no, in cui noi articoliamo questo incontro insieme, che lascerà però, come vi avevo anticipato, lo spazio per delle domande. Quindi, al termine del nostro, prima, ecco, della fine del nostro incontro, avremo una decina di minuti in cui sarò lieta, di dare risposta, saremo lieti di rispondere alle vostre domande, che saranno coordinate, raccolte, proposte da raccolte, diciamo, da Elisa Cardoni. E poi il saluto finale, augurandoci di avere trascorso bene quest'oretta insieme. A questo punto direi di cominciare con la presentazione che vi caricherò sul video e quindi la potete seguire. Ok. La seguiamo insieme, della nostra scuola di economia e nello specifico del corso di laurea triennale in economia e management. Una premessa: nel momento in cui mi sono presentata, ho taciuto il fatto che io stessa, che sono docente presso la scuola di economia e che quindi insegno, avendo un corso che è un corso di primo anno nel corso di laurea triennale, quindi economia aziendale e ragioneria, sono stata studentessa come voi proprio a Urbino e proprio alla scuola di economia. Ed è stato per me, non solo bello, ma è stimolante, ma è stato anche l'occasione per capire che cosa avrei voluto fare da grande e quindi per identificare il mio futuro professionale che mi ha portato dopo più di un decennio di esperienza di lavoro nell'ambito bancario a scegliere di insegnare, di fare ricerca e quindi ad essere quello che sono ormai da 20 anni, ovvero un docente universitario. Quindi a sedere a fianco di quelli di alcuni ad oggi, di quelli che sono stati a loro volta i miei professori universitari. Quindi come voi, nel momento in cui tanti anni fa ho scelto di iscrivermi al corso di laurea in economia e avevo bisogno di informazioni che non erano così disponibili in maniera così adesso diffusa e anche più semplice, ma che viaggiavano su altri canali. Ma comunque mi interrogavo su quelli che erano i curriculum e i corsi, i singoli insegnamenti, no, previsti dentro i corsi di laurea e quindi nei singoli curriculum. Pertanto, in questa presentazione cercherò di mettervi, no, di indossare, no, le vostre scarpe e quindi di mettermi nei vostri panni, perché l'ho vissuto di persona proprio in questo contesto, proprio Urbino. Ho scelto Urbino da studentessa e ho riscelto Urbino come luogo in cui spendermi dal punto di vista lavorativo, questo per dire che per me è stato, Urbino ha rappresentato tantissimo, non solo appunto come studentessa, ma anche come lavoratrice, ed è stato quel contesto in cui ho prima raccolto tanti stimoli che ora cerco di, insieme a tanti altri miei colleghi, tanto motivati come me, di dare a voi studenti. Venendo quindi al corso di laurea triennale, il nostro corso è il corso di laurea in economia e management, quindi un corso di laurea che si articola in dei curriculum. I curriculum sono, come dire, dei sub-percorsi che approfondiscono alcuni aspetti formativi e in particolare, come potete leggere, il curriculum è in economia e management, che si svolge dal punto di vista della partecipazione alle lezioni, quindi della didattica e tutte le attività connesse come gli esami ad Urbino, il curriculum in amministrazione d'impresa e professione che si tiene presso la nostra sede distaccata di Fano. Diciamo che la Scuola di Economia ha una sede
principale main, che è quella di Urbino, e voi vedete nelle immagini il portone del nostro Palazzo Battiferri, che è la sede della nostra scuola di economia, dove qui trovate queste studentesse che stanno entrando, dove si svolgono le attività didattiche, gli esami, i convegni, i seminari, tutte le varie iniziative, le sedute, le sessioni di laurea. Abbiamo però anche una sede distaccata a Fano e trovate qui rappresentato il palazzo, sotto loggiato del Palazzo San Michele di Fano, che va incontro come sede distaccata alla volontà di essere più facilmente accessibile per quegli studenti che sono di Pesaro, che sono di Fano, che possono raggiungere la sede anche utilizzando direttamente il treno piuttosto che la bicicletta. E dove appunto il curriculum di amministrazione di impresa e professione si perfeziona e quindi viene svolto in tutto il suo triennio e poi dopo troverà seguito in una laurea magistrale sempre a Urbino. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi si iscrive alla scuola di economia il primo anno, che sia del curriculum di economia e management o di amministrazione di impresa e professione, di fatto ha lo stesso contenuto di esame e quindi può frequentare il primo anno o a Urbino oppure a Fano. C'è, come vedete, anche un terzo curriculum, un curriculum in European Economic Studies, che è relativamente più recente e che va incontro alla volontà del nostro Ateneo. L'Ateneo d'Urbino è un Ateneo di dimensioni medio-piccole. Poi vi dirò che cosa vuol dire, no, questo essere medio-piccoli, come l'ho vissuto io, come lo vivono i nostri studenti. Però è un Ateneo internazionalizzato e questa internazionalizzazione vuol dire anche offrire un curriculum, e vedremo, ci sono anche i curriculum internazionalizzati nel corso di previsti nei corsi di laurea magistrale, che si svolge come doppio titolo, prevedendo la possibilità per un numero selezionato di studenti, perché è un curriculum che prevede un numero contenuto di studenti, di svolgere la propria formazione presso un'università straniera, appunto di Bamberg, e quindi ha un contenuto una parte di insegnamenti direttamente in lingua inglese e presuppone un 6 mesi in cui gli studenti urbinati vanno a Bamberg e sostengono gli esami in lingua e, d'altra parte, gli studenti dell'università tedesca che vengono in Italia e quindi abbiamo sempre di più negli anni è cresciuta la componente di studenti a Urbino che non sono solo italiani, perché abbiamo il curriculum in European Economic Studies che porta studenti stranieri, ma abbiamo anche tanti, come vedremo, studenti Erasmus. Ora, il corso di laurea in Economia e Management che si articola ed è unico ovviamente, ma si articola in queste sotto, diciamo, categorie chiamate curriculum, è un corso di laurea che io definisco interessante per le prospettive formative che voi trovate scritte, formazione altamente qualificata per l'inserimento con funzioni manageriali e direttive presso enti imprese. Interessante perché vi dà la possibilità di formarvi e di spendere le competenze e le conoscenze maturate in un vasto ambito e quindi in diversi contesti aziendali, sia aziende nell'ambito privato che pubblico, di tutte le dimensioni, di tutti i settori, perché le conoscenze in area economica, in area amministrativa, in area giuridica, le conoscenze linguistiche che poi sono particolarmente forti nel curriculum in European Economic Studies, così come anche le conoscenze informatiche, vi offrono una preparazione forte che può essere poi perfezionata continuando con un percorso di laurea magistrale, ma che già
con 3 anni di formazione vi dà una spendibilità nel mondo aziendale, perché nell'ambito contabile, nell'ambito amministrativo, nell'ambito, e quindi penso a chi si occupa di gestione finanziaria, pensa ai contabili, ai tesorieri, segretari amministrativi, a chi si occupa della gestione degli acquisti e degli approvvigionamenti, a chi si occupa di marketing e di tecnici della pubblicità, delle pubbliche relazioni, sono tutte competenze che poi si riallacciano a dei ruoli che potete svolgere all'interno delle aziende. E questo è un aspetto molto importante perché non è un corso di laurea generalista, ma un corso di laurea che vi dà una formazione ampia che anche nella mia esperienza personale mi ha consentito di trovare facilmente lavoro. Addirittura ancora prima di essere laureata, proprio perché stavo portando avanti una formazione molto ampia, molto gradita sul mondo del lavoro, e di spenderla in più contesti, anche con un avvicendamento di ruoli e di posizioni nella stessa azienda o in aziende diverse. Per cui la domanda, studiare economia Urbino perché e quindi scegliere il corso di laurea in economia management, trova in quello che vi sto dicendo già una risposta. Perché riesco a immettermi in tempi rapidi e con una buona possibilità di scelta, con un'ampiezza della scelta nel mondo del lavoro. E questo legame con il mondo del lavoro e quindi con le aziende, corso di laurea in economia e management, è un corso di laurea dove le aziende sono già presenti nel momento in cui noi facciamo formazione. Perché andremo a vedere alcuni contenuti che sono previsti, no, dentro i singoli curriculum e quindi le singole, no, materie che sono previste, troviamo dentro una serie, no, di insegnamenti, una serie di corsi che vi parlano di diritto commerciale, vi parlano di marketing, di economia delle imprese di servizi, di imprese agroalimentari. Economia aziendale, tecniche della qualità, sono programmazione e controllo, diritto del lavoro, sono tutti contenuti che diventano importanti, no? Da spendere in ambito pubblico-privato in aziende di varie dimensioni. E questo ve lo sto dicendo in quanto docente che cura una parte di questi contenuti insegnando economia aziendale e ragioneria, quindi come si amministra un'azienda da un punto di vista contabile, ecco, quali sono le regole, no, di tenuta dei conti, le regole di registrazione, come si produce un bilancio, ma lo dicono i nostri studenti. Leggete in questa slide, allora Federico Bertini, un nostro ex studente, laureato in economia a Urbino, è stato premiato e riconosciuto come studente capolavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire che la scuola di economia e dentro l'Ateneo di Urbino organizza ogni anno 2 giornate, un evento che si chiama Career Day, in cui i nostri studenti dei corsi di laurea magistrale dell'ultimo anno della laurea triennale cominciano ad incontrare le aziende. E quindi c'è tutto un insieme di attività che vengono svolte durante questi 2 giorni, in cui il nostro Ateneo si apre al mondo dell'istituzione delle aziende, ospitando stand, aziende, seminari, ma vengono svolte delle attività che vanno dalla redazione del curriculum, all'approfondimento di alcune tematiche, problemi aziendali. E dentro questo evento, il Career Day, c'è un momento particolare in cui ogni dipartimento in cui è divisa l'Università di Urbino premia uno studente, un past student, un suo past
passato laureato che ha sviluppato una brillante carriera. Ogni anno questo si verifica e Federico Bertini, che è responsabile di marketing presso la EFE, è uno degli esempi. E quindi nelle parole di questi nostri ex studenti raccogliamo tutti gli anni la gratitudine per aver studiato Urbino, per essersi formati proprio presso No, nello specifico la nostra scuola di economia, Federico Bertini è un laureato, no? In economia Urbino, che riconoscono gli stimoli che hanno avuto durante il loro percorso formativo, che sono stati fondamentali per il loro percorso professionale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che durante la formazione ad Urbino ci sono già una serie di attività didattiche svolte in collaborazione con le aziende e poi vedremo anche una serie di attività proprio seminariali che vi rendono possibile identificare le vie, i percorsi per arrivare al vostro lavoro, quindi i vostri sbocchi professionali. E noi, come docenti, insieme al personale tecnico-amministrativo, chi vi supporterà in segreteria studenti, insieme agli studenti, tutor, a cui lascerò poi la parola, vi diamo l'aiuto e il supporto per cercare la vostra strada. Quindi, il corso di laurea triennale in economia e management sviluppa competenze multidisciplinari, economico-aziendali, matematico-statistiche, giuridiche, linguiste e informatiche. Quindi una cassetta degli attrezzi che si spende benissimo nel mercato del lavoro. Questo spiega perché oltre il 90% dei nostri laureati, già alla fine del percorso di laurea triennale, per una percentuale molto importante già lavora a un anno dalla laurea, oppure è impegnato nel proseguire il percorso formativo con una laurea magistrale, riscegliendo Urbino. Quello che vedete in questa fotografia è la nostra biblioteca, è la biblioteca di Palazzo Battiferri, quindi della Scuola di Economia e anche Sociologia e Scienze Politiche, che si trova nell'ultimo piano dell'edificio. Ed è un ambiente strepitoso, è bellissimo. Tutte le volte che ci porto, ci accompagno in visita, mi dispiace non essere con voi lì presente per fare il tour nei nostri locali, ma tutte le volte che anche i colleghi stranieri vengono a Urbino e vengono a visitare la nostra biblioteca, rimangono stupiti dalla bellezza di un ambiente, non soltanto data dalla qualità del patrimonio librario, i volumi, le riviste che si trovano, ma anche proprio la bellezza degli spazi, la luce, ed è bellissimo essere immersi nello studio, ma nello stesso tempo in un ambiente bello che è sicuramente stimolante. Prima vi parlavo dei nostri laureati, no? Federico, le parole di gratitudine rispetto al bel percorso formativo che ha fatto. Qui vedete che Anna, Lucia, Giulia, Giacomo, Andrea, Gianluca, Alessandra sono tutti nostri studenti, past student, che hanno ruoli importanti. Vedete l'ambito bancario. Dopo Matteo Barzotti vi parlerà della sua esperienza proprio in questo contesto, l'ambito delle aziende di grandi dimensioni, aziende private, il gruppo Alberta Ferretti, piuttosto che studi di consulenza. Quindi vedete anche i ruoli e le aree dove lavorano i nostri studenti, in area marketing, in area di analista e software tester, quindi siamo qui in Team System, un'altra azienda leader a livello nazionale, non solo, Benelli, Meccanica, quindi sono aziende del territorio, ma anche aziende su base nazionale, in cui i nostri laureati hanno trovato facilmente, in tempi brevi e con dei bellissimi percorsi di carriera, il loro futuro. E chiaramente, come docenti, non siamo impegnati solo a fornirvi nozioni, quindi la didattica frontale basata sui libri di testo e poi l'esame finale, la verifica delle conoscenze, ma vogliamo accompagnarvi passo passo anche in esperienze che vi portano attraverso gruppi di lavoro, teamwork, a sperimentare la vostra scelta e a costruire il vostro futuro, per cui avete non soltanto i docenti in aula, ma un incontro con le matricole,
che viene portato avanti a livello di Ateneo, quindi è bellissimo questo momento gestito a livello di Ateneo dal rettore. Ci sono i tutor universitari, abbiamo le occasioni chiaramente di verifica dei singoli docenti con le varie classi, nei momenti degli appelli di esame, perché mentre potete poi, non abbiamo il tempo di farlo adesso, andare dentro i curricula e vedere quali sono le singole materie, vi posso dire già che il calendario accademico e quindi le lezioni si svolgono su base semestrale, quindi si parla di primo e di secondo semestre. E le lezioni cominceranno quest'anno il 21 di settembre per i corsi di laurea triennale, il 28 per i corsi di laurea magistrale a Urbino e saranno lezioni in presenza, con la possibilità però anche, se, diciamo, abbiamo un doppio canale. Abbiamo tutti sperimentato la pandemia, il Covid, l'Università di Urbino si è organizzata e si sta perfezionando nei tempi, si sta organizzando per, quindi attrezzando, dotando le aule per accogliere gli studenti in aula, quindi avremo le lezioni sia in aula che la possibilità di seguirli in differita in modo da rispettare le distanze, tutte le misure di sicurezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che il 21 settembre, entro il 21 settembre, sarà resa disponibile un'app per cui ogni insegnamento, ogni corso, ogni suo docente avrà un'aula formata da un numero di studenti direttamente presente a Urbino e che si sono prenotate tramite questa app e un'altra parte dell'aula che seguirà le lezioni in streaming. Chiaramente, no, gli studenti volta per volta che si prenoteranno e saranno presenti, piuttosto che quelli che seguiranno da casa, saranno diversi. Quindi ci stiamo organizzando per accogliervi, perché riteniamo che da un lato la modalità online risolve i problemi di sicurezza ed è magari anche comoda, dall'altro però il rapporto con voi diretto a Urbino è preziosissimo, è bellissimo, è stimolante e la nostra Ateneo, la nostra scuola di medie e piccole dimensioni ha sempre avuto ed ha un punto di forza nella relazione. Vi renderete per chi appunto si iscriverà e sarà sui nostri, nei nostri ambienti, quello che vedete nell'aula è proprio piano terra, è bellissimo questo cortile, questo porticato che dà sul cortile esterno che poi introduce ai piani superiori, che spesso è un ambiente in cui si svolgono anche attività di gruppi di lavoro o studi o progetti gestiti direttamente dagli studenti. Dicevo che la relazione a Urbino è possibile, è una relazione autentica e i numeri sono tali per cui con ciascuno di voi studenti in aula nel ricevimento dei professori, che sia online o meno, si sviluppa un rapporto personale, cioè non siete delle matricole in senso, nel senso lato, un numero. Per noi siete persone, persone importanti che fanno parte anche della nostra storia di docenti e siamo importanti che noi docenti diventiamo per voi degli elementi, dei tasselli della vostra futura storia di manager, imprenditori, responsabili o professionisti. L'organizzazione, vi dicevo, delle lezioni, quindi iniziano a settembre, 21 settembre, il corso di laurea triennale e termina il 19 di dicembre, quindi poi dopo abbiamo il periodo delle vacanze di Natale fino al 6 gennaio, con un inizio delle lezioni nel secondo semestre, che è l'8 di febbraio, periodo di una settimana di vacanze di Pasqua circa, e termina il 15 maggio. Dopodiché abbiamo gli esami, vedete, numerosi appelli di esame. Cosa vuol dire? Che la verifica dell'apprendimento dei singoli corsi si verifica in appelli di esame che sono fissati nel periodo di gennaio-febbraio,
marzo per gli studenti fuori corso, poi abbiamo gli appelli estivi, gli appelli autunnali, quindi un numero abbastanza elevato di date, sono 8, possiamo arrivare ad 8, poi dipende se si sceglie anche il corso estivo, date in cui voi potete verificare con l'esame e quindi arrivare, diciamo, alla valutazione finale e riempire il vostro libretto con la valutazione per avere superato l'esame. L'anno, i semestri, sono previste anche delle esercitazioni, quindi non solo lezioni frontali, ma già momenti di preverifica, e quindi anche di simulazione della prova di esame. Questo per facilitare il superamento dell'esame. La frequenza ai nostri corsi non è una frequenza obbligatoria, perché i nostri corsi non la prevedono, ma è assolutamente consigliata. E posso dirvi personalmente che è una grande opportunità poter crescere ascoltando le lezioni, partecipando ai momenti che io, per esempio, non ho avuto, essendo stata una studentessa lavoratrice, mi è mancata molto. Ho cercato di recuperarla, per esempio, frequentando i corsi estivi, che vuol dire una settimana di full immersion su alcune materie che gli studenti possono eventualmente scegliere per recuperare gli esami e che soprattutto è preziosa per gli studenti part-time, che sono quelli che magari già lavorano. Per gli studenti lavoratori, quindi studenti part-time perché hanno già un lavoro tra le mani in corso, abbiamo una possibilità prevista proprio nel piano di studio di diluire in più di 3 anni il loro percorso formativo, senza che questo comporti l'andare fuori corso, pagare di più e quindi anche, no, ripagare le tasse, proprio per venire incontro e conciliare i loro tempi di lavoro e di formazione. L'ultimo punto che è scritto in questa slide, ve l'avevo già anticipato, il primo anno del corso di laurea triennale in Economia e Management può essere svolto o a Urbino o a Fano. Quindi, in base anche a delle necessità logistiche, a delle preferenze, i nostri studenti, adesso non vi conosco uno per uno, poi magari tramite le domande vi conoscerò meglio, non so dove siate di Pesaro o in quali altri paesi o città abitiate, per chi è più comodo l'iscrizione può essere fatta poi con la frequenza su Fano piuttosto che Urbino. Nel secondo anno, visto che il corso di laurea si articola su 3 anni, troverete nell'offerta didattica, oltre al numero di esami, diciamo obbligatori nel vostro piano di studi e a quelli che potete andare, no, a scegliere per conseguire i crediti obbligatori, una bellissima offerta formativa che si chiama Seminari Didattici Accreditati che rilasciano i crediti formativi. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel vostro piano di studi, dove avrete una serie di, lo potete vedere in tutto il materiale che è disponibile online, una serie di insegnamenti, ciascuno previsto con i suoi crediti, potete scegliere nell'ambito dei crediti a scelta libera di sviluppare alcuni temi che i singoli docenti offrono sotto forma di seminari, ad esempio su come si utilizzano dei database particolari, sulla sostenibilità, gli obiettivi di sviluppo sostenibile che vi porterà a svolgere lavori di gruppo. Per arrivare un po' alla nostra conclusione, siamo arrivati appunto a un terzo anno. Il terzo anno è quello che prevede per i nostri studenti la possibilità, uno, di partecipare al programma Erasmus e quindi di svolgere un periodo dai 3 addirittura fino ai 12 mesi in una delle università convenzionate con il nostro Ateneo, dove c'è un agreement, un accordo di collaborazione. Anche questa, gli studenti negli ultimi anni stanno sempre più scegliendo, specie, no, quando non si sia scelto il curriculum di Bamberg, di andare a fare un'esperienza formativa
quindi sostenendo gli esami presso un'università straniera. E poi abbiamo lo stage. Vi dicevo che la formazione, questi sono il career day, il momento di incontro con le aziende. In realtà voi, studenti di economia, dovete sostenere uno stage aziendale. Abbiamo un ufficio che si occupa, una responsabile di questo, io sono il docente di riferimento che collabora con la dottoressa Arduini a accogliere e orientarvi nella richiesta dello stage, selezionare le aziende fra le oltre 3.000 convenzionate, in cui per un montore di 320 porterete a casa un numero di crediti dove la vostra formazione si svolge sul campo, quindi direttamente con uno stage aziendale, che vede come risultati di apprezzamento dei nostri studenti dei voti molto belli, nel senso che gli studenti apprezzano tantissimo lo stage. Spesso l'azienda è un'azienda che poi viene diciamo conosciuta e scelta anche per sviluppare l'argomento della tesi di laurea, che è quello con cui si chiude appunto la vostra, diciamo, carriera universitaria, quindi i crediti che completano il vostro percorso formativo, e quindi diventa un materiale utile per sviluppare anche la tesi. E spesso però quelle aziende o quell'azienda in cui si svolge lo stage diventa importante anche poi per andare a presentare il proprio curriculum. Che dire, la valutazione di quello che noi facciamo, di quello che abbiamo presente, che vi ho presentato come contenuti, è una valutazione, direi, molto buona, perché i laureati sono soddisfatti del corso di laurea, i giudizi sono molto positivi, sia per quello che riguarda la qualità della docenza, l'organizzazione della didattica e le iniziative connesse. Per cui i nostri studenti spesso ci riscelgono andando avanti e scegliendo la laurea magistrale, quindi il più due, i 2 anni per completare la preparazione e quindi conseguendo una laurea magistrale o in economia e management o in marketing e comunicazione per le aziende. Su questo i miei colleghi no, negli open day che seguiranno e quindi negli altri momenti vi approfondiranno, no, ad altri studenti interessati, il funzionamento del nostro corso di laurea magistrale. Io concludo questa presentazione per lasciare poi lo spazio alla nostra tutor con alcune immagini che danno un'idea di quelle che sono le strutture e i servizi. Questo, ecco, sono delle immagini di alcune nostre aule. Questa è l'aula rossa, sono aule in cui è anche bello potersi sedere ed ascoltare. Vedete, questo è l'ingresso. Un altro corridoio che a fianco del quale abbiamo le aule didattiche, e tutti questi tavoli sono tavoli di lavoro. Io spessissimo incontro qua gli studenti che stanno studiando, che stanno portando avanti dei lavori legati ai seminari e alla didattica integrativa. E le modalità didattiche, vi ho detto, saranno il nostro, le attività il 21 e il 28 cominceranno in presenza, ma con il doppio canale anche in streaming, quindi online per chi è per gli studenti che sono in quel giorno, in quella lezione a casa. E abbiamo una piattaforma di blended learning che è molto facilmente utilizzabile e consultabile, per cui anche i corsi possono essere gestiti tramite Blackboard. Su questa stessa piattaforma gli studenti possono scaricare tutti i materiali e quindi le presentazioni PowerPoint, i testi scannerizzati utilizzati dagli studenti, dai docenti durante le attività didattiche. Ci sono i forum per cui ci possiamo scambiare messaggi che hanno a che fare con i contenuti del corso di ciascun docente. Tra le altre strutture abbiamo un centro di calcolo che si trova al piano terra del nostro Palazzo Battiferri, bello ben attrezzato, in cui gli studenti hanno la possibilità di conseguire la patente europea di informatica e quindi la certificazione europea di qualità. Questo centro di calcolo viene anche utilizzato per esercitazioni legate ai corsi, anche nei tempi appunto in cui non è utilizzato in maniera istituzionale, anche liberamente potete accedere. Abbiamo infine anche un laboratorio linguistico, non solo per i corsi di inglese,
inglese o di lingue previsti dentro il corso, i vari curriculum, ma anche per le certificazioni linguistiche. E la biblioteca, prima vi ho già, parlato, parlando dei suoi volumi, della sua bellezza, non soltanto consultabili, come vedete qua i ragazzi stanno consultando la hard copy, i libri fisicamente, ma c'è tutta la possibilità di consultazione anche online dei libri e quindi gli ebook che sono utilizzabili. E chiudo solo con queste slide che poi voi potete andare anche a recuperare su come completare le informazioni che io ho cercato di fornirvi, sia accedendo direttamente ai nostri uffici, quindi alle segreterie studenti, piuttosto che alla, alla segreteria della nostra scuola. Qua vedete, no, i portali d'ingresso, e queste sono, ecco, altre immagini della nostra scuola di economia, che attraverso una serie di, ecco, queste sono alcune foto di vostri ex colleghi che hanno partecipato delle varie attività ai nostri studi, che attraverso i contatti online, quindi infoeconomia@uniurb, voi potete trovare tutta una serie di informazioni sulle strutture, la nostra scuola, le organizzazioni, i contenuti dei vari corsi di laurea, ma anche rivolgervi alla Laura Gardini, che è una docente di matematica, è stata anche la mia docente di matematica quando ero studente come voi, che fa parte, presidente della commissione didattica. Quindi queste mail possono essere utili per rivolgere in maniera mirata delle domande. Ora io mi fermo e ho completato un po' questa, e intanto vi ringrazio tantissimo della vostra della vostra partecipazione, e lascio subito la parola alla nostra tutor e quindi a Elisa Carloni per darvi ulteriormente delle indicazioni e delle informazioni, per raccontarvi anche meglio il suo ruolo. Prego Elisa, puoi prendere quindi la parola. Va bene, grazie, buongiorno a tutti. Appunto mi presento, mi chiamo Elisa Carloni e insieme a Marianna Mazzotta sono una delle due tutor della Scuola di Economia. Oggi vorrei illustrarvi molto brevemente chi è la figura del tutor, quali sono le attività che svolgiamo e come voi potete fare buon uso, insomma, di questa figura. Innanzitutto l'attività di tutorato è un servizio che viene offerto dall'Ateneo e consiste in un aiuto molto diretto e concreto per studenti da parte di altri studenti, quindi i tutor. E quello che noi vogliamo fare è cercare di orientarvi e assistervi lungo tutto il percorso di studi, partendo appunto dalla fase in cui ci troviamo ora di orientamento e successiva immatricolazione, fino a poi ad arrivare al periodo post laurea. Quindi la nostra attività è un'attività di supporto, di accoglienza e di informazione, con l'obiettivo innanzitutto di rimuovere gli eventuali ostacoli, le eventuali difficoltà che voi potreste incontrare, e allo stesso tempo cercare di incentivarvi a una partecipazione attiva ai corsi e alle iniziative, proponendovi anche in alcuni casi iniziative ad hoc basate sulle necessità e interessi dei singoli. Quindi sono previste delle attività di consulenza e di supporto tramite diversi canali che poi vi illustrerò, e possiamo aiutarvi in questioni di ordine organizzativo e burocratico, quindi ad esempio come faccio ad immatricolarmi, come compilo il piano di studi, quali sono le propedeutiche negli esami, e allo stesso tempo vi aiutiamo anche ad interagire con quelli che sono gli altri servizi e le altre strutture offerte dall'Ateneo, quindi ad esempio l'ente regionale per il diritto allo studio, l'ufficio placement e l'ufficio stage, quali segreterie contattare e così via. Più in dettaglio sono previste nella fase di ingresso delle attività riguardo a informazioni molto burocratiche, come ad esempio il test di preparazione, il test della verifica della preparazione iniziale, o attività didattiche, quali biblioteche posso consultare, ma anche delle informazioni di tipo qualitativo sul corso di studi, quindi sugli obiettivi, sui contenuti. E in itinere forniamo un'assistenza per quanto riguarda ad esempio la scelta del curriculum che prima sono stati illustrati, oppure come faccio per scrivere una tesi di laurea, come scelgo l'argomento e come contatto il mio relatore, come partecipo ad un bando Erasmus o come compilo il mio piano di studi.
In uscita lo stesso cerchiamo di illustrare quali sono i servizi che sono già presenti nell'Ateneo e come sfruttarli al meglio. Quindi possiamo offrire una consulenza per i tirocini oppure mostrarvi quali sono le possibilità di stage attive nel servizio placement o come proseguire nella carriera di studi scegliendo una magistrale che di vostro interesse. Come vi dicevo prima, abbiamo diversi canali. E purtroppo il canale offline, quello in presenza, ancora non è stato riattivato, ma speriamo di poterlo riattivare presto. Nel frattempo, svolgiamo un servizio settimanale online, quindi tramite mail e su Facebook. E quindi per contattarci potete scrivere una mail all'indirizzo tutor.economia@uniurb.it oppure seguire la nostra pagina Facebook Tutor Scuola di Economia Università di Urbino, dove noi periodicamente aggiorniamo. Riguarda le informazioni sulla scuola, sulle lezioni, opportunità e bandi presenti. E su Facebook potete anche, oltre a seguirci, contattarci tramite la chat e noi cercheremo di rispondere alle vostre domande e se necessario possiamo anche organizzare una chiamata oppure una videochiamata su Google Meet. E quindi niente, aspettiamo di conoscervi e di potervi aiutare sia per quanto riguarda gli aspetti legati al corso, ma anche dettagli e informazioni su quella che è la vita universitaria ad Urbino. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi lascio nuovamente alla professoressa Del Baldo. Prof, scusi. Dicevo, grazie mille Lisa, e sarò continuiamo nella nostra scaletta. Vi offrirò in 5-6 minuti, non di più, alcuni flash relativamente ad una presentazione che avevo preparato per farvi un po' innamorare di quello che è il ruolo delle aziende, ruolo spesso anche contestato, ma un ruolo rinnovato, perché essere un'azienda sostenibile è diventato ormai un must ed è dove questo si realizza è veramente fantastico. Per cui condivido ora velocemente una presentazione che sarà però molto grafica, ma soprattutto molto veloce, perché poi voglio lasciare tutto lo spazio a Matteo, che è molto vicino a voi come esperienza, avendola conclusa recentemente, la sua esperienza appunto di studente universitario, e quindi diciamo parla da cuore a cuore, un linguaggio che può essere per voi particolarmente importante. Vi dicevo, sostenibilità dell'essere e del fare impresa. Ora le aziende, ora ormai sono dei decenni, ma nell'ultimo decennio e adesso in particolare il Covid ci ha dimostrato che qualcosa nel modo di fare azienda e nel nostro modo di vivere deve essere rivisto. Quindi qualcosa non ha funzionato, e sicuramente nella direzione della sostenibilità del nostro lavorare, del nostro consumare, del nostro viaggiare, del nostro divertirsi, deve essere cambiato. Allora, alcune brevissime riflessioni sul fatto che disastri ecologici, disastri ambientali, no, da ultimo la pandemia, che di fatto a livello globale ci ha messo in discussione, chiede alle imprese di avere un altro ruolo. E, amando le imprese profondamente, ancor prima di tutte no, le problematiche degli ultimi 20 anni legate alla globalizzazione, ai cambiamenti climatici, mi ero accorta che c'erano tante aziende che interpretavano il loro ruolo in una maniera differente. Cioè l'azienda, l'impresa in particolare, non è solo quella che guarda all'utile. Queste citazioni che voi trovate, una di Adriano Olivetti, ci danno il senso del fatto che alle aziende spetta sempre più avere cura delle persone che ci lavorano, e quindi anche di voi giovani che andrete a lavorare in azienda e che dovrete poi contribuire in questa nuova missione dell'ambiente e del contesto in cui si trovano. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile lo dicono chiaramente.
ci danno le direzioni dove le aziende si devono muovere, ma le stesse aziende, questo è un seminario che abbiamo realizzato giugno, quindi ancora diciamo nel pieno quasi della pandemia, aziende del territorio, l'SGR di Rimini piuttosto che un'azienda di Corinaldo, ci hanno raccontato che cosa stanno facendo per il futuro, per il presente, per andare avanti in una maniera sostenibile. Quindi fare impresa non è soltanto un modo, no, per dimostrare, per ottenere più reddito, per avere successo, per dimostrare quanto si vale, ma è un modo per far crescere le persone, per risolvere i problemi, migliorare la qualità della vita e creare bellezza. Quindi l'imprenditore, ma anche il manager, ha una responsabilità sempre più grande, sempre più forte, e l'impresa deve essere uno strumento per creare valore. Molte aziende dimostrano, le foto che trovate non sono a caso, nelle esperienze di imprenditori a cui possiamo dare un nome e un volto, per esempio l'impresa del gruppo Loccioni, questo è Enrico Loccioni il fondatore, piuttosto che Brunello Cucinelli, piuttosto che Alireza Rabbia, sono tutte aziende di settori diversi che vanno dall'oil and gas alla meccanica, all'elettronica, che hanno interpretato il loro ruolo aziendale in una, che hanno interpretato il loro ruolo nella società in una maniera innovativa, facendo cosa? Facendo crescere le persone, contribuendo a ridurre il cambiamento climatico, facendo innovazione. Sono aziende, vedete questo piccolo, non si legge bene, ma questo è un riconoscimento come Great Place to Work, tra le migliori aziende in cui si lavora meglio. È certo che andare a lavorare in un'azienda così è sicuramente qualificante, ma anche costruire un'azienda di quel tipo. Cioè, voi giovani, chi si iscrive ad una scuola di economia, ecco, a un corso di laurea in economia e management, si deve mettere nell'ottica di studiare, crescere nelle proprie competenze per andare ad arricchire un contesto aziendale, un contesto ambientale, per portare valore nelle aziende. Così come queste persone, che sono fondatori, che sono manager, hanno saputo fare. Imprese umanistiche, quindi che hanno un fondamento etico forte, che è quello che consente l'unico di dare futuro a voi, a noi e a chi ci seguirà. Quindi tutte queste foto che vi ho messo e che non abbiamo adesso il tempo di vedere insieme, dietro queste sono dei simboli, delle iniziative che aziende sostenibili sanno portare in campo. C'è una fantasia creativa incredibile che va oltre il prodotto da realizzare o il servizio da vendere. Sono aziende che danno un contributo alla soluzione dei problemi del contesto e queste aziende hanno bisogno di voi perché diventare responsabile della sostenibilità, quindi il sustainability officer, piuttosto che essere responsabile del risk management di un'azienda dove i rischi non sono solo quelli del mancato funzionamento del prodotto, ma sono anche i rischi legati alle diseconomie esterne in termini di inquinamento nelle varie forme che quel prodotto può realizzare. Chi deve lavorare nell'ambito delle risorse umane, quindi human resource management, e occuparsi del benessere aziendale, del sviluppo dell'imprenditorialità esterna. Ecco, sono tutti esempi di quello che le aziende cercheranno, perché le aziende sempre più stanno rivedendo il loro modello di business e in questa revisione c'è bisogno della vostra creatività. Grazie di nuovo per l'attenzione. Lascio subito la parola con grande piacere a Matteo Barzotti, che è un nostro testimone, è un nostro studente, con cui, come poi no, ci racconterà, abbiamo condiviso delle esperienze. Matteo, vuoi prendere, la parola? Ecco, perfetto. Allora, Matteo, intanto ci presentiamo, anzi ti chiederei di presentarti da quando ti sei laureato, poi magari ti faccio un po' di domande per cercare di raccontarci, di raccontare la tua esperienza. Prego. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Matteo Pizzotti, ho conseguito lo scorso anno la laurea triennale in amministrazione e professione d'impresa all'Università di Urbino e ad oggi sto frequentando il corso di laurea magistrale sempre all'Università di Urbino come studente laureato. Oggi sono qui per spiegare
motivi che mi hanno portato a frequentare un corso di economia e perché ho scelto proprio l'Università di Urbino come sede dei miei studi. E per cercare di rispondere in maniera chiara e concisa a queste due domande, ho cercato di fare un salto indietro di 3 anni per rivivere quelle emozioni che provavo durante quel particolare. E mi ricordo che mi ponevo tante domande, che tante idee. Ok. Vediamo se, ecco. Sì. Scusate la connessione, una delle migliori. E dicevo che il mio obiettivo di oggi è quello di cercare di togliervi eventualmente alcuni dubbi che probabilmente avete circa il tipo di corso che sarete chiamati a fare. Innanzitutto, perché frequentare una facoltà di economia? L'economia è palpabile intorno a noi, è presente in ogni aspetto della nostra vita. Quando pensiamo alla parola economia, non dobbiamo pensare che si tratti soltanto di un concetto legato ad esempio ad una realtà aziendale, ma tutti i giorni quando usciamo con i nostri amici, quando siamo all'interno del nostro contesto familiare, ci troviamo a che fare con una vera e propria realtà economica. Pensiamo ad esempio ai semplici rendiconti familiari che normalmente si fanno all'interno della famiglia. Quindi studiare economia per noi studenti ci permette fin da subito di creare una base solida su cui poi sviluppare le nostre conoscenze, le nostre competenze che ci serviranno in futuro per affrontare le varie vicissitudini che ci si presenteranno nel tempo. Inoltre, economia, la facoltà di economia, la laurea in economia ti dà un titolo di studio che è molto ricercato a livello nazionale e soprattutto nel mondo del lavoro. Come diceva prima la professoressa Del Baldo, la grande quantità di corsi e soprattutto la grande varietà degli stessi che l'Ateneo offre permette agli studenti di trovare lavoro più facilmente e più nello specifico permettono ai studenti di trovare la nostra vera e propria vocazione lavorativa. Pensiamo infatti che grazie a questa grande varietà di corsi uno studente può ambire con all'ambito aziendale, all'ambito comunque assicurativo, bancario, finanziario, eccetera. Ma veniamo al punto, perché scegliere proprio l'Università di Urbino? La facoltà di economia è una facoltà molto prestigiosa, riconosciuta sia a livello nazionale che oltre. È una facoltà fatta a misura di studente. Quello che mi preme sottolineare quando parlo della facoltà di economia di Urbino è il rapporto collaborativo, professionale, ma anche umano che si instaura con i professori, che sono sempre disponibili per chiarimenti o comunque anche approfondimenti che esulano il normale orario lavorativo delle lezioni. Il quid in più che offre l'Università d'Urbino è inoltre la possibilità di partecipare a seminari, incontri formativi o comunque, come prima diceva la tutor Elisa Corloni, anche a bandi Erasmus che ti danno comunque la possibilità di toccare in concreto nella realtà ciò che universitario. Oggi Matteo, siamo posso... qui. Sì, poi ti farò una domanda, prego Matteo, vai vai. Oggi sono qui principalmente per raccontare due esperienze che ho potuto vivere grazie all'Università di Urbino in questo percorso di laurea triennale. La prima, ricollegandomi a quanto ho detto poc'anzi, riguardo la possibilità di fare bandi Erasmus, è legata allo scorso settembre, quando insieme a tre altri studenti, che oggi considero veri e propri amici perché si è stato un rapporto
rapporto comunque di amicizia profondo e ci sentiamo regolarmente, quotidianamente, sia nelle chat WhatsApp, sia comunque di persona, bene, eccetera. E la possibilità appunto di aver frequentato nell'Università di Bournemouth per una settimana in Inghilterra un corso intensivo di accountability, di contabilità. Si è trattato di una settimana intensa, come dice la stessa presentazione del titolo del corso, nella quale abbiamo avuto la possibilità di approfondire temi legati all'aspetto contabile, economico e finanziario globale. Infatti, grazie anche alla presenza. Sì, professore. Posso farti una domanda e poi così concludo dopo di parlare di questa esperienza. Il dubbio come studente che ti sei fatto e che spesso gli studenti si fanno, cioè, ma se io vado in questa settimana, rimango indietro con gli esami, perdo tempo, ecco, cioè, pensato a queste cose, ti ha fatto un po' ombra? Che risposte ti sei dato? Certo. E cosa poi, ecco, ne hai ricavato dall'esperienza? Le posso dire che è stata una per andare ho avuto molti dubbi legati al fatto anche che comunque era la prima settimana di settembre avrei avuto 3-4 giorni di tempo per presentare la mia presentazione di laurea. Comunque era un periodo molto particolare in cui dovevo stavo sia lavorando che comunque alla sera dovevo finire il percorso di laurea e presentarla alla mia professoressa Cesaroni. Quindi diciamo che un po' di dubbi mi sono venuti, però vivendo ad oggi, pensando alla scelta che ho fatto, posso pensare e ritenere che sia stata una delle scelte che ho fatto più belle della mia vita, perché ho acquisito un bagaglio comunque sia a livello professionale, ma soprattutto anche un bagaglio a livello umano molto molto proficuo, molto gratificante, che porterò per sempre nel mio cuore per il resto della mia vita, come esempio anche futuro ai miei amici, ai miei figli, ai miei nipoti, eccetera. Certo, beh, essere con 90 studenti stranieri è bellissimo. Vediamo se c'è una riconnessione. Ecco. Perché non si deve mi sentire? Sì, un po' a tratti, però sì. Dicevo che soprattutto quando si va a frequentare questo tipo di corsi ci sono anche momenti di svago in cui si possono conoscere le differenti culture e quindi instaurare anche rapporti di amicizia che dureranno per il resto della propria vita. Ecco, una domanda che riguarda il percorso, diciamo, più ordinario. Quando e perché ti sei trovato, magari hai avuto un momento di nei 3 anni, magari di difficoltà con qualche, come sono stati risolti da te con l'aiuto dei tutor, l'importanza dei professori, se qualche insegnamento ti ha messo magari più in difficoltà o ti ha rallentato, tra virgolette, la corsa durante i tuoi 3 anni di laurea in economia e management, Matteo? E allora, soprattutto io direi che il primo anno è un anno di assestamento per noi studenti. Io venivo da un liceo scientifico e quindi comunque il mondo economico per me era un mondo sconosciuto. Mi sono tuffato a pieno in questo mondo e ho cercato di scoprirlo. Il primo anno certamente un anno può essere l'anno più difficoltoso per noi studenti che veniamo dalle scuole superiori, perché dobbiamo capire che in un'università cambia è molto differente rispetto alle superiori, cambia il metodo di studio, cambia l'approccio che dobbiamo avere e quindi anche affrontare comunque materie come diritto, matematica, può essere un po' difficoltoso, ma quello che voglio sottolineare è che se veramente ci piace economia, dobbiamo non abbatterci, ma continuare, perché comunque questa esperienza dell'Università di Urbino è un'esperienza unica e rara che fa bene a noi stessi. E perché hai scelto la magistrale Urbino?
ho scelto la magistrale a Urbino perché comunque reputo l'università di Urbino un'università molto valida, come dicevo prima, e sono convinto che e ritengo che portare avanti un percorso di laurea magistrale sia necessario oggi per avere una conoscenza comunque del mercato economico più valida che potremmo utilizzare nel mercato del lavoro e quindi avere più conoscenze da sfruttare per nuove possibilità di impieghi o comunque nella vita di tutti i giorni. Ok, quindi diciamo che ci hai rinnovato, ecco, la fiducia. E rispetto, parlando anche con altri studenti che magari di altre università, di altri, che ne so, sempre di scuole di economia, di altri atenei, hai sentito la differenza in positivo della nostra scuola di economia d'Urbino? Cioè essere una matricola Urbino, essere una matricola un ateneo grande, ne avete mai parlato con dei tuoi amici? Tanto sicuramente a livello allora, nazionale. Certo, frequentano università, facoltà di economia nell'Università di Bologna, oppure a Milano, oppure a Roma. Quello che diciamo dai nostri discorsi è che a Urbino non sei considerato, la matricola non è considerata un vero e proprio numero, come può emergere da una facoltà di Bologna dove a partecipare a lezioni sono centinaia e centinaia di studenti. Mi riallaccio al discorso che ho fatto prima riguardo al fatto che non sentiamo, purtroppo abbiamo l'audio che ci aveva anticipato, ecco, possibilità di problemi di linea che Matteo poteva avere, fra l'altro nel contesto lavorativo, ma mi sentite? Adesso di nuovo Sira, per concludere la domanda, poi lasciamo lo spazio appunto alle domande finali, prego concludi se riesci, adesso ti sentiamo, la risposta alla domanda, che era importante come domanda. A Urbino non emerge il fatto che comunque Urbino, essendo una piccola, comunque una grande realtà, i professori non sei una matricola, un numero, ma comunque con i professori, lasciandomi anche al discorso di prima, si instaura un rapporto professionale a livello umano, collaborativo, che ti permette di crescere con grandi, spazi di miglioramento. E rispetto al contatto con il contesto lavorativo, visto che tu stai già lavorando, stai lavorando in banca, è una delle, no, delle, diciamo, le figure professionali che si formano, previste dai nostri percorsi di laurea, CICALFA, è una di quelle, no, tipiche, fra l'altro io stessa prima di essere docente, 13 anni ho lavorato in banca, quindi voglio dire anch'io laureata in economia, era una, no, del, insomma, dei, poi, anni e anni fa, decenni, era anche molto ambito come tipo di percorso, lo è tuttora. Ti sei trovato bene e quindi la tua formazione ti sta servendo molto rispetto al lavoro di banca e i rapporti col tessuto industriale, economico, perché in banca si finanziano le aziende, c'è, cioè, la clientela retail, quindi l'università ti ha dato i 3 anni. No, magari alcune aziende già le conosciute perché c'è, c'è lavorato dentro dei gruppi di lavoro, hai fatto lo stage. Cosa ci puoi dire in merito, Matteo? Allora, innanzitutto mi preme sottolineare come già una laurea triennale in economia ti fornisca quelle conoscenze base che ti permettono di affacciarti al mondo del lavoro in maniera comunque molto positiva. Ma mi preme anche sottolineare come l'Università di Urbino mi ha dato la possibilità di frequentare uno stage in una BCC del territorio, la BCC di Pergole Corinaldo, dove tuttora oggi lavoro con un contratto di lavoro indeterminato. E questo era soltanto un esempio che vi volevo fare, ma era un esempio che secondo me andava sottolineato perché l'Università di Urbino tiene molto ai propri studenti e cerca comunque di fare delle collaborazioni con le realtà aziendali, aziende, vedi anche banche, che permettono quindi a studenti di trovare lavoro più facilmente o comunque di acquisire quelle conoscenze che un mercato del lavoro odierno, dinamico, come oggi richiede, per poterci affacciare al meglio.
Grazie, grazie Matteo, grazie di questa tua preziosa testimonianza. C'è stato qualche piccolo problema di linea che un pochino ha magari disturbato, ma il tuo messaggio è emerso forte e chiaro, come si suol dire. E quindi incrociamo le dita, visto che tu no, ci ritroviamo, ci rivediamo, visto che no, stai portando avanti il percorso di laurea magistrale. E questo un monito ai ragazzi, a cui lascerò adesso la parola e chiederò se ci sono domande. Ragazzi, è possibile laurearsi? Fare un'esperienza che non era propriamente l'Erasmus, quella che hai raccontato, ma era, diciamo, un Erasmus, sempre un progetto europeo, ma più limitato nel tempo, una settimana, non 2 mesi o 3 mesi. E poi lavorare. Quindi la carriera, cioè di studente lavoratore, e anche in contesti molto strutturati come quelli di una banca, cioè si lavora 8 ore al giorno e anche di più, è possibile. Matteo ne è testimone. Io stessa ne sono stata testimone. Tutto il mio percorso di laurea l'ho fatto lavorando, per dire quanto è forte questa connessione. L'altra cosa che è emersa dai discorsi di Matteo, quanto è stato importante lo stage. Lo stage, hai scelto una banca perché probabilmente stavi pensando che volevi capire se era un ambiente di lavoro, una vocazione lavorativa tua, se era nelle tue corde. Probabilmente hai avuto una risposta positiva e quella banca ti ha chiamato. Grazie di nuovo Matteo, grazie, grazie, ti lasciamo il tuo lavoro e se abbiamo bisogno di te magari ti richiamiamo per iniziative simili o anche altri contesti alla scuola di economia. Ciao Matteo, buon lavoro. Bene, chiederei ad Elisa se ci sono delle domande, abbiamo qualche minuto residuo, siamo partiti con no, un minutino, quindi insomma abbiamo fino a 5 minuti per le domande, se ci sono, altrimenti posso magari trattare alcuni punti che non ho potuto approfondire io in questi ultimi 3-4 minuti. Okay, ancora non ci sono domande, magari aspettiamo un attimo. Sì. Se ci sono benissimo, mi rendo conto che quando l'open day è in presenza, anche soltanto guardando negli occhi gli studenti, si intercettano delle domande, con questa no, insomma, modalità, in qualche modo mediata, diventa più difficile, no, capire che guizzo avete, ragazzi, o che cosa vi, qualche perplessità, no, che si legge dai tratti del viso, faccio fatica a farla, per cui non posso tirarvi fuori le domande. Quindi se ci arrivano, siamo ben lieti. Sono qui per rispondere, altrimenti magari possiamo già, ecco, avere toccato molti, molti aspetti, perché abbiamo parlato un po' di tutte le cose principali e con Matteo stavamo parlando, no, nella sua testimonianza preziosa, si parlava di studente lavoratore. Ora, gli studenti lavoratori a Urbino sono welcome, cioè benvenuti e trovano un contesto facilitato perché abbiamo il percorso articolato nel piano di studi come studente part-time e quindi questo agevola tantissimo. C'è una domanda che mi piacerebbe, a cui mi piacerebbe rispondere. Prego, Elisa. È una domanda, grazie mille, tutto chiaro. Volevo sapere per il talk e come funziona. Allora, in merito, un attimo solo, perché su questo devo dire che non ho delle informazioni che sono aggiornatissime e quindi chiederei a Elisa se mi può un attimo supportare in Sì, merito. allora, Sì, abbiamo fatto poi fino a noi qualche giorno integro fa. io. Sì, Sì. prego. Esatto, il talk è semplicemente la modalità con cui si è scelto di svolgere il VPI, quindi la verifica della preparazione iniziale. Quindi ci Sì. sono vari step da seguire, avete 2 date per poterlo svolgere, che Che sono sono, adesso te lo posso dare anch'io, il 9 se no. sì, 9 settembre Come? dovrebbe essere. 9 settembre, 18 9 settembre. settembre, sì, 9 settembre, 18 settembre, prego, prego, prego Elisa, vai. Esatto, e praticamente per svolgere questo test è necessario seguire alcuni passaggi. Quindi, innanzitutto è necessario collegarsi al sistema CSIA, che è il sistema Sì. che appunto, sì, esatto, che è il sistema che appunto dà la possibilità di svolgere il test. È necessario iscriversi e si riceveranno per email delle credenziali, quindi username e password.
queste credenziali vanno poi inserite appunto su questo sito per poter accedere alla prova. Quindi a quel punto bisogna selezionare la data, quindi tra il 9 e il 18, selezionare la tipologia di talk, che come abbiamo detto è la categoria talk E, selezionare il metodo di pagamento preferito tramite MAP oppure carta di credito e selezionare anche la regione Marche e la sede di Urbino. E una volta fatto questo è necessario conservare la ricevuta di pagamento da poter poi, che servirà insomma al giorno dell'esame stesso. E l'esame si compone di diverse domande, questo magari vuole... Sì. È una prova di verifica che prevede un 36 quesiti che sono a risposta chiusa e strutturati in tre, diciamo, rami, corpi principali: logica, comprensione verbale e matematica. Per la logica sono 13 quesiti con un 30 minuti di tempo a disposizione, la comprensione verbale sono 10 con 30 minuti a disposizione, matematica 13 con 30, quindi 30, 30, 30, 13, 10, 13 quesiti, 13 logica, 13 matematica, 10 verbale. Poi c'è una prova facoltativa ma suggerita in inglese che comprende 30 quesiti con 15 minuti. È chiaro che il risultato è determinato, no, dalle risposte esatte, sbagliate, non date, che danno un punteggio assoluto. Un punto per ogni risposta corretta, zero per risposta non data e una penalizzazione di 0,25 per la risposta errata. Comunque la soglia di superamento è 12, quindi il risultato finale dovrà essere maggiore o uguale a 12 su 36, ma a chi non consegue, ecco, questo è importante, il punteggio minimo richiesto, non è preclusa la iscrizione, perché verranno assegnati, no, degli obblighi formativi aggiuntivi da assolvere sostenendo di nuovo il test di verifica erogato dal CISIA oppure un test erogato dal corso propedeutico all'esame di matematica generale. Ecco, non so se con questo ho risposto un po', no, alle abbiamo dato una risposta totale, piena alla domanda. Comunque, in merito a questo, poi tutte le informazioni le potete trovare, come ha detto prima Elisa, no, online. Sto guardando, ok, sì, e quindi voglio dire, quello che vi abbiamo detto, ci sono già, no, i link che poi insomma rendiamo disponibili, perché così voi studenti potete già accedere e controllare. Elisa mi dice che c'è un'altra domanda per concludere questo nostro incontro. Siamo arrivati un po' alle sgoccioli. Sì, c'è sempre riguardo al talk e viene chiesto se si fa in presenza. E poi una seconda domanda invece riguarda: per entrare all'università bisogna svolgere un test d'ingresso oppure a ingresso libero? No, l'ingresso è libero, non è un'università, scusatemi, la scuola di economia, quindi i nostri corsi di laurea non prevedono la frequenza obbligatoria e non prevedono una soluzione o un numero di tette per l'ingresso, e quindi qui ecco la risposta è chiara. Ok, prego. E quindi il test ha una mera finalità di orientamento, non è un test con il quale si valuta chi ha le carte in regola per accedere o meno, ma è importante non soltanto per noi, ma soprattutto per lo studente, non è una missione, ok? Quindi questo per chiarire una domanda, un dubbio importante. E l'altra domanda riguarda se il talk si fa in presenza. Allora, su questo Elisa riesci, ecco, a supportarmi tu nella... Sì. Ok. Il talk si chiama talk casa, quindi... Ecco. È possibile farlo a casa, cioè si farà in casa. Uh-huh. Online. Uh-huh. È online, sì. Okay. Se ci sono, ecco, altre domande, chiaro, mi rendo conto che le domande sono, no, proprio su questo, sono anche domande belle, perché ci fa pensare che state pensando di, come ci auguriamo appunto, di scrivervi, quindi sono molto tecniche. Questa era l'ultima, okay, domanda. Ultima domanda. Sì. Bene, allora a questo punto chiudiamo il nostro incontro, il nostro Open Day, questa mattinata, con un consiglio, cioè altre domande mirate, specifiche e puntuali che ciascuno di voi può avere, come si suol dire, sulla punta della lingua, magari non ha detto, perché le può inviare tramite email.
Elisa mi dice però ce n'è arrivata un'altra in coda, no. Via, last. Cosa succede se non si supera il TOLC e se si può comunque frequentare la facoltà? Ah, assolutamente sì, avevo detto proprio perché non preclude la possibilità dell'iscrizione, sicuramente sì, quindi si può ripetere, oppure come dicevo prima è possibile diciamo colmare, no, questo, l'abbiamo chiamato questa sorta, no, di obbligo formativo aggiuntivo, adesso le sigle vanno tanto di moda, le OFA, accede sostenendo di nuovo il test di verifica, oppure un test del corso propedeutico, per esempio l'esame di matematica generale. E quindi vi saranno date poi dopo indicazioni precise, ma la risposta è sicuramente si può frequentare, ci si può iscrivere. Ok, direi che a questo punto credo che passiamo direttamente ai saluti. Io vi ringrazio di cuore, in primis voi studenti che ci avete ascoltato, ringrazio poi Matteo per il suo intervento, ci ha dedicato, ha investito di nuovo nell'Università di Urbino quest'ora di tempo, no, rispetto al lavoro che sta svolgendo. Ringrazio Elisa che una nostra validissima tutor che ci accompagna, ringrazio Fabio Marangoni che è il nostro supporto grande, prezioso da un punto di vista informatico e non solo, ringrazio Alessandro Pagano, il coordinatore, no, della, responsabile di queste giornate Open Day, e chiaramente tutti i miei colleghi della Scuola di Economia, perché non sono oggi pomeriggio ci saranno, no, altri interventi, anche poi domani, e quindi i miei colleghi che cercheranno come me di darvi un po' il loro meglio concentrato per passare l'immagine della nostra, la realtà più che l'immagine della nostra scuola di economia. Allora, c'è qualche altra domanda uscita fuori dai saluti? Un ragazzo chiede per le prenotazioni per le lezioni in aula, come faremo ad arrivare al sito? Allora, vi saranno su questo date informazioni, ragazzi, in questo anche ecco, i nostri responsabili stanno alacremente lavorando e quindi sarà resa disponibile un'app e vi saranno date tutte le indicazioni, quindi è proprio questa settimana e l'inizio della prossima in cui ci saranno tutti i dettagli che al momento non sono noti in toto neanche noi docenti, per cui ci stanno proprio lavorando e stanno validando l'app, la procedura, proprio per far sì che poi sia funzionante, che works, cioè che funzioni, che giri e che non ci siano problemi. Quindi non abbiate timore, vi aspettiamo. Ok, bene, un saluto anche con le mani proprio, anche se non possiamo farlo insomma tutti insieme contemporaneamente. Grazie Matteo, non so se vogliamo provare a prendere, giusto per un saluto corale, a metterci la nostra faccia e quindi riprendere le varie telecamere. Io vedo in questo momento Elisa, ci sono io, però sì, direi di chiudere con le nostre immagini. Ecco Matteo e poi... ciao ragazzi, vi aspettiamo, buonissima giornata e a presto da noi, ok? Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao a tutti, ci vediamo Urbino.